Franco Unzini, perché uno corre? Ma perché naturalmente gli piace. E perché nelle gare conta soltanto quello che arriva primo? Ma perché è la coronazione di quelli che sono gli sforzi, sia da parte dei meccanici che da parte del pilota, da parte delle case, degli sponsor, di tutti. Quindi l'importante è arrivare primo. Lei quando è che ha scoperto questa vocazione? Ma io l'ho scoperta banalmente sulle strade, da quando mi sfidavo con gli amici e mi rendevo conto di essere più veloce di loro. Quindi ho tentato questa strada. Che cos'è che fa un campione? Ma un campione nel nostro campo deve essere tante cose messe insieme. Il team, la moto, e la disponibilità, e meccanici e il pilota naturalmente. Conta più il coraggio o l'abilità? Ambedue, credo che saranno al 50%. Qual è il momento di maggiore tensione? Forse la partenza? Sì, l'attimo prima della partenza, perché quando si indossa tuta e casco praticamente è come se la gara fosse già iniziata e già ci si rilascia e si è già tranquilli. Non c'è qualche analogia fra la vestizione del motociclista, come qualcuno ha detto o l'ha anche rappresentata, e quella del torero? Ma non credo, sono due rischi diversi e comunque credo che sono ambedue calcolati. Mentre si è lì, fermi al nastro di partenza, uno pensa a quello che potrebbe accadergli? No, generalmente no. Può succedere solamente quando sta avvenendo un incidente, che si pensa al peggio. Ecco, che cosa si prova quando si vede un compagno che schizza via? Beh, si pensa a quelle che potrebbero essere le conseguenze e la prima cosa che si fa è, quando ci si ferma, si chiede notizie su quel compagno che è caduto e si spera sempre che non sia accaduto niente di grave. Il filmato che abbiamo trasmesso poco fa dura in tutto 30 secondi, sono 30 secondi che hanno segnato la sua vita. Sì. Lei in quel momento a che cosa ha pensato? Ma purtroppo non ricordo nulla di quel momento, anzi mi mancano addirittura un paio di giorni prima di quell'incidente e altrettanti forse dopo l'incidente, addirittura forse 15-20 giorni dopo l'incidente, per cui posso solamente pensarci ora e sentire ora quello che sento. E sapere ora quello che sento di quell'incidente. Che cosa sente di quell'incidente? Ma tristezza, rabbia forse addosso, ed è quella che mi spinge a ritornare. Mi pare che in quei fotogrammi ci sia come l'esaltazione della voglia di vivere, perché lei, forse anche privo di coscienza, agisce, c'è l'istinto della salvezza, o no? Sì, poi proprio detto dai dottori c'è stata una mia forza di volontà incosciente, perché chiaramente non me la ricordo, c'è stata la mia forza di volontà di ritornare, di guarirmi brevemente. Mentre sul teleschermo passavano quelle immagini, ho visto che lei ha chinato la testa e forse ha chiuso gli occhi. Perché? Sì, evito di guardarlo, ho sempre evitato e lo eviterò sempre. E eviterà anche di tornare in pista? No, assolutamente, ritornerò anzi già dalla prima gara, che sarà il 24 marzo in Sudafrica. Ho già ripreso gli allenamenti in pista a Misano 15-20 giorni fa. Mi ritrovo bene, probabilmente proprio per il fatto che non ricordo assolutamente niente e non ho nessun problema in particolare. Il problema è cancellare quelle riprese televisive o cancellare il rischio che è implicito nel suo mestiere? No, cancellare quelle riprese televisive, perché il rischio è rimasto tale e quale a quello che avevo prima, continuerà, è una cosa che ho sempre voluto, una sfida che ho sempre voluto avere con questo rischio. Contano più i guadagni o l'applauso del pubblico? No, soddisfazione personale. Le si pone mai il problema di coloro che le stanno attorno? Cioè, lei vive
la sua avventura perché è la realizzazione di se stesso. E gli altri? Beh, sì, naturalmente il problema degli altri c'è perché lo si vive tutti i giorni, da quando si esce di casa a quando si ricevono le telefonate. Quindi alle volte uno pensa di far meglio anche per vivere più tranquillo. Per l'avversario che cosa c'è? Rancore o c'è rispetto? Rispetto. Se suo figlio volesse fare gli esercizi che fa lei, si troverebbe imbarazzato o lo lascerebbe fare? Ma io ho avuto la fortuna innanzitutto di avere una figlia, quindi probabilmente parte di questi problemi se ne sono già andati. Però è chiaro che per l'esperienza che ho avuto lascerò fare ai miei figli tutto quello che vorranno fare. Mi auguro anzi tuttora che scelgano le cose più tranquille che ci siano. Lei da ragazzino aveva qualche modello davanti agli occhi, parlo di modelli storici, c'è chi pensa a Napoleone, c'è chi pensa a Maria Antonietta per altri versi o alla Dubarry. C'era qualche eroe, chi è per lei l'eroe? Ma devo dire che io mi sono interessato di motociclismo appena un anno prima che iniziassi a correre. Quanti anni ha lei oggi, scusi? Io ho 28 anni e ho iniziato a correre quando ne avevo 19. E prima ero appassionato più per l'automobilismo, quindi seguivo molto più volentieri l'automobilismo che non il motociclismo. Poi però a causa di quelle esperienze che avevo dovute all'età, perché chiaramente a 14 anni si ha la possibilità solamente di guidare un ciclomotore, poi a 15 anni un 125, ero arrivato a 18 anni che avevo 4 anni di esperienza sulla moto e nulla in auto, quindi automaticamente ho voluto correre in moto e da quando ho deciso di correre in moto mi sono interessato al motociclismo e non ho avuto tempo per avere modelli. Se dovesse... c'è un qualche altro mestiere che le piacerebbe di fare? Fuori da questo? Sì, vorrei trovare il sistema di viaggiare sempre in aereo, guidare gli aerei. Sempre qualcosa un po' fuori dal comune. Sì. Ma coi piedi per terra niente? No. Grazie.